chiedo prima, buongiorno mister, quali sono le defezioni che hai per domani? E poi di conseguenza, insomma, un po' che idee hai di formazione per quello che non ci dirai? Allora, sì, giusto. Allora, l'ASIC Viero di Matteo e Minelli, gli indisponibili a livello fisico, a livello di squalifiche Santoro, Ileri e Tentardini. Poi per il resto siamo tutti disponibili, da valutare le condizioni di Diachité, che oggi ha riferito un leggero fastidio, però non lo so adesso come sta, devo parlare con lo staff di fisioterapia. Poi per il resto ci siamo tutti. Cioè tutti, quelli che rimangono. Mister, buongiorno. Io, tra virgolette, mi associo alla richiesta di Walter. Dunque, a parte questo, no, io partirei invece per quanto riguarda la partita dalle dichiarazioni di Braglia, che in settimana ha detto è una partita, la posta in palio è alta, noi dobbiamo fare una partita importante perché il Teramo è la migliore squadra che gioca a calcio. Certo, se lo dice Braglia, che insomma è un allenatore esperto, che credo lei, mister, conosca anche bene. Sì, io lo conosco, ma loro devono fare la loro partita perché sono costretti a vincere. Non credo conti molto quello che dica Braglia di noi sul fatto che giochiamo bene, perché poi quello conta relativamente. Io credo che le loro motivazioni saranno alte, perché devono vincere per forza, sono andati in ritiro, hanno la pressione del Catanzaro dietro. Noi giochiamo questa partita un po' con meno pressione, naturalmente, ma anche per noi è importante perché vogliamo comunque mantenere una buona posizione di classifica. Anche se poi penso che nei playoff giocare in casa sarebbe sì un fattore importantissimo, però poi nella singola partita può succedere tutto, quindi non sarebbe un dramma anche se non dovessimo giocare la prima partita in casa. Però rimane il fatto che per noi è una partita importante, difficile. Sappiamo le loro caratteristiche, l'abbiamo preparata, cerchiamo di fare il massimo. Mister, buongiorno. Al di là delle assenze che sono tante, soprattutto in un reparto importante, concentrate lì, e al di là del piazzamento che comunque è importante, come dicevi prima, il fatto di aver acquisito matematicamente i playoff può far andare in campo la squadra con la testa libera, sgombra da pressioni? Ma io penso di sì. E io penso sì, perché no? Perché comunque ad un certo punto credo che un po' di pressione anche noi, perché nell'ultimo periodo qualche sconfitta in più c'è stata, io penso che qualche pressione in più i ragazzi l'hanno dovuta sopportare, quindi io credo che saranno più leggeri, avranno entusiasmo, avranno un po' più di entusiasmo. Il discorso per me è sempre tecnico, perché quando accusano la squadra di non essere più aggressiva, io non sono d'accordo. L'aggressività non si perde, perché perdere l'aggressività cosa significa fondamentalmente? Perdere la velocità, perdere la rapidità, non lo so. Il discorso sta un po' nelle distanze di gioco. Perdere le distanze di gioco, avere gli spazi più aperti, soprattutto nel nostro contropressing, porta a non recuperare la palla efficacemente come all'inizio. E quel tipo di gioco. Forse lì, sì, per fare quel tipo di gioco devi avere coraggio, devi avere entusiasmo e devi giocarti le partite in maniera totalmente spensierata. Perché altrimenti se le distanze aumentano, l'aggressività che magari si vedeva prima, adesso si può vedere un po' meno. Quindi non è discorso di mentalità, ma è un discorso tecnico. Per questo magari avere maggiore entusiasmo, giocarsi queste partite con più coraggio e più spensieratezza può essere importante per noi, perché per il nostro modo di giocare è un modo che presuppone avere grande coraggio, avere grande anche un pizzico di spensieratezza, perché altrimenti quando perdi palla non vai in avanti. La prima cosa che fai è pensare di tornare indietro. Invece in questo caso speriamo di vedere questa, no, speriamo, no, è brutto, cercheremo di far vedere questo elemento. Mister, buongiorno. Buongiorno. Allora ti chiedo, vista la lista degli indisponibili, visto che non figura tra gli indisponibili, immagino che insomma Arrigoni è pienamente recuperato e quindi giocherà,
il problema è che ti manca sia il titolare che le eventuali alternative al suo fianco, perché avrebbe potuto giocarci Piero, avrebbe potuto giocarci Lasic, ovviamente Santoro è il titolare. Allora ti chiedo, chi secondo te ha maggiori caratteristiche che si integrano con quelle di Arrigoni e che quindi potrebbe sostituire meglio Santoro tra, non so, Costa, Ferreira, Mungo, e se c'è stata mai una possibilità, cioè se potrebbe esserci anche la possibilità, se ci hai pensato in questa settimana, per il giovane Lombardi, che non abbiamo mai visto, ma che per caratteristiche è un giocatore che quello è un ruolo che potrebbe fare. Ma allora, per caratteristiche abbiamo giocatori che si sposano bene con Andrea Arrigoni, perché Andrea Arrigoni ha nelle sue caratteristiche l'intercetto, la difesa, il contrasto, e quindi a fianco di Andrea Arrigoni sia Mungo, che ha caratteristiche di regia, caratteristiche tecniche, sia Costa Ferreira, che ha caratteristiche tecniche, ma ha maggiori caratteristiche di attacco rispetto a Mungo, e sia Lombardi, che è puramente un regista, secondo me sposano bene tutti e tre, e sono queste le tre alternative che ho a disposizione. E Lombardi, sì, Lombardi è la scelta più logica, perché è un ragazzo giovane, un ragazzo che sta facendo bene, che è con noi da sei mesi, quindi potrebbe essere una scelta logica. Poi ripeto, c'è Mungo, c'è Costa, di soluzioni ne ho per ovviare. Mister, toccava a me, scusa Gaetano, scusa. No, scusami. Allora mister, buongiorno. Buongiorno. Voglio chiederti se nel reparto arretrato, al di là insomma di capire come sta Diakité, questo lo capirai nelle prossime ore, tenderai a riconfermare i quattro di domenica scorsa, visto che tu insomma nel reparto arretrato in genere tendi a spostare il meno possibile? Ma allora sì, perché per caratteristiche della partita, fondamentalmente l'Avellino è una squadra che il possesso palla dell'Avellino, gli sviluppi sono sviluppi lunghi. Quindi loro giocheranno come hanno sempre giocato quest'anno, con dei lanci, con delle palle lunghe per i due attaccanti. Non ricordo quando ho avuto Braglia che ogni punizione nella propria metà campo non andava giocata ma andava calciata lunga. Ho visto il loro campionato è proprio così, e domani io credo che faranno così. Per questo avere due ragazzi molto bravi di testa come Soprano e Trasciani può essere un fattore importante per noi. Poi hanno fatto bene domenica, non vedo la necessità di cambiare. Adesso vediamo come sta Diakité e poi farò la formazione, ma comunque andato di buone garanzie, secondo me domani è una partita per le loro caratteristiche, quindi non abbiamo difficoltà da quel punto di vista. Chiedo scusa se ho la voce bassa. Mister, comunque Vitturini sarà della gara? Allora Vitturini è disponibile, è disponibile, sì. Poi non so se sarà della gara, perché è rientrato questa settimana, non sta benissimo, però ha svolto gli allenamenti regolarmente, però non ha fatto una settimana tale per prenderlo in considerazione, non dal punto di vista dell'impegno naturalmente, ma dal punto di vista fisico, perché ancora non è al massimo, e quindi ho un po' di preoccupazione a mandarlo in campo. Ti chiedo se magari in settimana hai visto un Pinzauti allenarsi con uno spirito differente dopo aver perso domenica scorsa la maglia da titolare, se lo hai visto magari più in palla rispetto alla settimana scorsa, se gli hai preferito Chiermatenga, evidentemente forse qualcosina gli è mancato. Sì, l'ho visto un po' meglio, devo essere onesto, l'ho visto un po' meglio, l'ho visto un po' più centrato, l'ho visto un po' più aggressivo in quello che doveva fare in questa settimana. Io sarà abbastanza? Come? Sarà abbastanza? Ma non lo so, adesso questo lo valuto, non lo so, però sicuramente ha fatto meglio della settimana precedente. Ecco, mister, io credo che K e Chiermanteng saranno confermati perché hanno fatto bene, poi K in settimana ha detto mi aspetto di giocare ancora da terzino sinistro, ma quello che le voglio chiedere, le difficoltà da un punto di vista tecnico di questa trasferta, l'Avellino è un avversario di spessore, non punta tanto sulla velocità, però bisognerà stare attenti alle palle inattive, calci di punizione, quindi le difficoltà di questo incontro. Beh, sono difficoltà grandi, perché incontriamo la seconda in classifica. È una squadra che ha pochi punti deboli. L'abbiamo studiata bene,
abbiamo cercato di capire quali sono i loro punti deboli, ma ne ha veramente pochi, perché è una squadra molto organizzata in fase difensiva e è una squadra tosta, una squadra che sa quello che deve fare in campo e sa come difendersi per poi fare quel gol magari che gli passa per vincere la partita. Quindi è una partita. Io credo che anche per loro ci saranno delle difficoltà, ma di questo ne sono convinto, perché comunque loro sono costretti a vincere, perché incontrano una squadra giovane, una squadra che certo che se la mette dal punto di vista fisico non può competere, ma se la mettiamo dal punto di vista della corsa, dal punto di vista dell'intensità, io credo che potremo competere anche bene contro di loro. Rimarrà la difficoltà della partita, ma queste sono partite che vanno affrontate se vogliamo fare dei buoni playoff. Sono queste le partite. All'andata abbiamo fatto molto bene contro l'Avellino, abbiamo pareggiato ma abbiamo preso un palo interno e non abbiamo subito grandi occasioni da parte dell'Avellino, quindi è una partita che noi ce la possiamo giocare a discapito delle essenze che abbiamo. Dobbiamo aver coraggio, quello è fondamentale, perché se vai giù e la tua idea è non prendiamo gol, io credo che lo prenderemo il gol. La nostra idea deve essere andiamo giù e cerchiamo di fare un gol più di loro. Questo deve essere l'entusiasmo che dobbiamo avere. Siamo giovani, siamo in gamba, perché no? Grazie. Mister, qualcosa hai già detto su questo argomento, nel senso, rispetto alle ultime trasferte ti aspetti qualcosa di meglio di atteggiamento da parte della squadra? Soprattutto è una squadra che la storia del campionato ha detto che con le grandi o presunti tali si esalta. Beh, intanto noi ci siamo esaltati sempre comunque con una formazione altamente competitiva. Quando hai diversi squalificati, diversi infortunati, qualcosina cambia, ma questo non c'entra niente. Io ripeto che è la nostra storia. Io sono un allenatore, quindi vado sempre dal punto di vista tecnico, perché io mi fido ciecamente dei nostri ragazzi e so che ogni giorno hanno dato il massimo e ogni partita hanno dato il massimo. Certo che come squadra abbiamo dimostrato che abbiamo delle difficoltà e non siamo riusciti a migliorarle durante l'arco del campionato, ad affrontare certe squadre ed affrontare certe partite in certi campi in cui la qualità del gioco scarseggia, la velocità dei passaggi nella ricerca degli attaccanti è più difficoltosa. Quello è un aspetto che la squadra ha fatto capire che ha delle difficoltà, che non siamo riusciti a migliorarle, però è una questione tecnica. Io domani non mi aspetto di più dal punto di vista dell'impegno e del sacrificio rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto in precedenza. Domani è una partita diversa da Cava e diversa da Vibo Valentia. Il campo ci permetterà maggiormente di giocare, quindi potremmo fare un certo tipo di partita. L'avversario sarà diverso, ogni partita ha la sua storia. Vibo Valentia insegna, l'Avellino ha perso 2-0 a Vibo Valentia, quindi in questo campionato è tutto, ogni partita ha la sua storia, ogni partita è aperta a qualsiasi risultato, a parte la Ternana che ha fatto un campionato a parte. Per questo noi andiamo giù con grande entusiasmo e per questo vogliamo affrontare i playoff con grande entusiasmo, perché sappiamo che ogni partita è una storia aperta e fondamentalmente si può scrivere una bella pagina di storia. Ho una domanda per te. Diciamo che domani si scontrano anche, a parte Avellino e Teramo, si scontrano due generazioni di allenatori. D'altronde Bragli è stato il tuo di allenatore. Ecco, quando un allenatore giovane come te affronta uno che ha così tanta, molta più esperienza, come si prepara la partita? Come la prepara? La si prepara con l'indole di quello dell'allievo che vuole superare il maestro, con quale spirito? Beh, sarebbe il massimo, sarebbe quello, sì, sarebbe bellissimo, ma non per una mia questione personale, proprio per la squadra. Si prepara in maniera io almeno l'ho preparato in maniera normale, come ogni partita, non pensando a Braglia. Ho avuto la fortuna di averlo e quindi conosco un po' più quello che chiederà la propria squadra, quindi lo so più o meno quello che il tipo di comunicazione che avrà avuto con i ragazzi. Però l'abbiamo preparata in maniera identica, abbiamo cercato di capire che tipo di partita sarà.
abbiamo cercato di capire il loro, la loro forza, il loro modo di giocare e cercando di non farglielo fare sostanzialmente. Sappiamo i loro punti deboli, ma sostanzialmente la partita si prepara così. Sì, io ho molto rispetto per Braglia, naturalmente credo che abbiamo due modi di pensare diversi. Io è il primo anno che alleno, cerco di avere no, un approccio mio, ma nutro grande rispetto per un allenatore come Braglia che ha, se non sbaglio, 1000 panchine nei professionisti e quindi ne ha visti di giocatori, ne ha fatta di strada. E quindi ho grandissimo rispetto per un allenatore così. Mister, in settimana il presidente si è dimostrato molto soddisfatto del traguardo che avete raggiunto, è venuto al campo, insomma c'è stata anche una piccola festa con voi per questo traguardo che avete raggiunto, ma poi avete parlato tra di voi, vi siete dati appuntamento a fine stagione per il contratto, come state messi? No, non ci siamo incontrati, cioè abbiamo parlato, abbiamo festeggiato, abbiamo fatto, secondo me quando si raggiunge un obiettivo è giusto fermarsi un attimo e capire quello che si è fatto. Fermarsi è giusto perché altrimenti si dà tutto per scontato e invece secondo me il raggiungimento dei playoff non è scontato quest'anno perché comunque la squadra l'anno scorso è arrivata ottava e alla squadra dell'anno scorso è stato fatto un mercato di indebolimento, se così lo vogliamo chiamare, perché sono andati via tanti giocatori. E quindi da quella posizione, in più, in questo campionato, quest'anno, si sono aggiunte due corazzate come Foggia e Palermo. E quindi il fatto di essere arrivati nei playoff con tutte queste difficoltà, per me è un successo, perché dall'ottava posizione l'anno scorso, con tutti i giocatori che sono andati via, più Minelli non l'abbiamo mai avuto a disposizione, più Di Matteo è stato fuori 6 mesi, in più abbiamo fatto 3 mesi col minutaggio, insomma sono numeri questi che non vanno sottovalutati, non è scontato il risultato che hanno fatto i ragazzi perché è assolutamente di grande valore e ho portato numeri, non ho portato la mia considerazione personale, ho portato semplicemente numeri. E quindi era giusto fermarsi un attimo, ma poi quello che ci siamo detti è ok ragazzi, adesso si parte per una nuova storia tutta da scrivere. La partita di domani sarà difficile, poi abbiamo una partita in casa e poi che si gioca dentro fuori può cambiare, ma non deve cambia relativamente. Abbiamo vinto a Catania, possiamo far bene, possiamo scrivere, secondo me, una buona pagina di storia perché quella questione tecnica che ho detto prima delle distanze in campo presuppone, il nostro gioco presuppone entusiasmo e coraggio. A un certo punto abbiamo un po' perso questo coraggio durante l'arco della stagione e io sono convinto che durante i playoff noi potremmo ritrovare quel coraggio e quell'entusiasmo che c'era inizialmente e che ci portava a fare quel tipo di gioco. Di questo ne sono convinto e quindi sono molto, molto fiducioso. Mister, il rinnovo del contratto dopo i playoff? Sì, credo che ci sederemo a parlare. Adesso non abbiamo più parlato. Io col presidente mi sono incontrato a dicembre, poi non ho più parlato del rinnovo. Ci eravamo detti di vederci a fine anno per capire quello che succederà.